di Dio. Amen. Mi è piaciuto il pastore oggi che mi ha presentato nella chiesa sua, ha detto: adesso il servo presenterà la parola. Non me l'aveva mai detto, si predica, ministra. Oggi ci vede che a Puglia di Viglio mi è entrato pure a lui bene nella pupuzza, che si deve predicare la parola e non altre cose. Dunque, vogliamo passare alla parola di Dio? Aprite la Bibbia e andiamo a leggere Isaia 1:18. Il libro del profeta Isaia 1:18. Diciamo subito il titolo del messaggio di oggi. Oggi è il 21/06/2015. Me lo ricordo se qualche di voi se l'è dimenticato. Allora, il titolo è: potremmo dare due titoli, contaminazione, purificazione. Poi spieghiamo che cos'è la contaminazione e che cos'è la purificazione. Faccio poi degli esempi. Ma adesso leggiamo questo punto in Isaia, capitolo 1:18. Poi venite e discutiamo assieme, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Sedete. Spiego con due esempi che cosa significa contaminazione. Ce ne sarebbero centinaia, ma cerco di, perché poi voglio citarvi altri punti della parola di Dio. Per esempio, nella zona di Napoli hanno sotterrato milioni di tonnellate di spazzatura, anziché distruggerli, bruciarli negli inceneritori. Cosa hanno fatto questi? Rubando gente senza scrupolo, solo per soldi hanno scavato, hanno sotterrato questa spazzatura, milioni e tonnellate, ovviamente la spazzatura sotto lì poi si trasforma in contaminazione, sono cose che la terra non li distrugge per centinaia di anni. Dunque, molti si calcola, da quello che hanno detto i giornali, che più del 16% sono stati contaminati e ci sono stati bambini morti e anche adulti, parecchi sono morti, per via di questa contaminazione dei rifiuti che non sono stati trattati secondo la legge, ma purtroppo ci sono stati uomini mafiosi di zone tribunali che per soldi hanno danneggiato, e allora non interessa la salute degli altri. Che poi, diciamo, queste acque che vengono prodotte dove ci sono questi rifiuti che hanno contaminato, la bevono, la mangiano perché cresce frutta e verdura e così via. Questo è uno degli esempi per dire contaminazione. Poi si sta parlando ultimamente di una contaminazione che, diciamo, è nata in Africa, non so in genere dove sia, la Ebola, se non sbaglio si chiama così. È una malattia che addirittura dei dottori che erano lì ad assistere e aiutare delle popolazioni malate hanno preso questa contaminazione, e quando li hanno portati, almeno due o tre in Italia, li hanno portati tutti chiusi con maschere perché solo il fiato poteva contaminare altri. È triste parlare, io non è adesso, sono esempi per dirvi che cos'è la contaminazione, queste per le cose di questa vita.
ma la contaminazione vero e proprio è il peccato, è vivere nel peccato, è coprire il peccato, come si fa con le montagne di spazzature che poi creano malattie, infezioni all'aria, alla terra e all'acqua. E solo per spiegare questo, un cibo guasto non si mangia. Io non credo che se avanza la pasta asciutta la tenete nel frigo un anno, dopo prendete e la mangiate dopo un anno, ma vedete solo muffa e vi contaminate il corpo. Mi diceva una sorella che gli piaceva, non dico il titolo della carne scatola, che lei amava mangiare tutte queste carni scatola, e per lei era il piatto pronto perché c'era più grigia, diciamo la verità. Quello dice, piatto pronto, tiro la scatoletta e la scatola mangio. Dice che mentre ha aperto una di queste scatolette e l'ha messa dentro la padella, c'era un dito intero con tutto l'unghia. E ha detto, da allora non ho più mangiato scatolette. Perché? Ovviamente ci sarà stato un operaio lì che lavorava le macchine. Voi immaginate tonnellate e tonnellate di carne, hanno detto per un dito, scatoliamo pure il dito, ma qualcuno proprio guarda caso, questa che amava questa scatola. Io non voglio dire che tutte le scatolette di carne hanno le unghie, hanno i diti tagliati, è capitato. E ha detto io pastore non mangerò più carne di scatola dopo quell'esperienza. È un esempio di contaminazione. Allora ritorniamo al testo di oggi. Isaia si alza in piedi nel nome del Signore, il profeta di Dio, e dice allora e a noi, venite, venite davanti al Signore, discutiamo assieme, dice il Signore, non io. Lo dice il Signore, piuttosto che stare indifferenti. Venite e discutiamo assieme. Se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. E anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno bianchi come la neve. Dio accetta che noi lo sfidiamo, piuttosto che rimanere come delle mummie, come delle statue e come delle pietre. Venite, non state lì a contestare, a pensare, a rammaricare, venite, parliamo assieme. Mi piace che Dio accetta il dialogo, venite lì, parliamo. E se anche aveste tanti peccati, io li pulisco. Questo vuol dire io li tolgo. Ci sono delle macchie, le sorelle lo sanno, che ci sono nei vestiti, che non basta solo la lavatrice, cioè il detersivo della lavatrice, dovete mettere dei detergenti più potenti per togliere certe macchie che si sono incrostate. Anche nei piatti dovete usare detergenti più forti, perché quello normale non basta. Ma ricordatevi che per togliere le macchie di peccato dentro di noi, dentro il cuore, dentro la mente, solo la potenza del sangue di Gesù, solo il sangue di Gesù ha il potere di smacchiare, di togliere, di sgrassare e togliere ogni contaminazione. Ci sono dei riferimenti della parola di Dio che confermano quello che vi sto dicendo. In secondo Timoteo 2:21 dice, dunque Paolo dice, dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile, a servizio del padrone. Se dunque uno, secondo Timoteo 2:21,
Se dunque uno, un figlio di Dio, si conserva puro da quelle cose, quale cose? Dalla contaminazione di spirito, di carne, di mente e di corpo. Se uno si conserva puro, dice, sarà un vaso nobile, santificato, utile a servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Fratelli e sorelle, voi mettereste del vino, dell'olio in un bottiglione dove ci sono i topolini o le cucaracce? Non credo. Quando prendete un bottiglione, lo guardate alla luce, che non c'è sporcizia, che non ci sono cucaracce, scarafaggi, topi morti. E se mai lo buttate, se proprio Mattia non fa così. Questi sono esempi per dirvi che noi controlliamo se mettiamo dei liquidi in un bottiglione che debba essere pulito. E anche il Signore controlla, perché dice, sarà un vaso, quelli che si mantengono puri da quelle contaminazioni carnali e mondane, peccaminose, saranno vasi nobili che Dio userà, che Dio userà. Dio non usa persone che vivono nel peccato e che mettono un piede in Cristo e un piede nel mondo. Nessuno può servire a due padroni, o servi Dio o servi Satana. Scegli chi vuoi servire. Non si può camminare una vita doppia. Dio non tollera, non ama la vita doppia. È inutile che copriamo il peccato, come hanno, facevo un esempio, come la spazzatura che porta contaminazione. Chi copre il peccato è complice del peccato, dice la parola di Dio. Chi copre il peccato è complice. Giovanni Battista non ha coperto il peccato, neanche Gesù, neanche i profeti. Giovanni Battista non aveva peli sulla lingua, gli hanno fatto fare quella fine, ma dentro le coscienze rimordeva quello che lui diceva. E anche Gesù ha detto, dita a quella volpe di Erode che non è lecito che si mantiene la moglie di suo fratello. Denunciate il peccato, fratelli e sorelle, se no è come coprire una montagna di spazzatura, contaminazione. Non solo copri gli altri, ma ti contamini pure tu. Con quelli che vogliono vivere una vita doppia, fratelli e sorelle, devi solo pregare, perché il Signore lo porta al ravvedimento se lo vuole. Giacomo dice, Giacomo 4:8, avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Nessuno si offende, vi sto leggendo la parola di Dio, che è l'autorità eccellente, la potenza. È Dio stesso che parla. Pulite, avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Quando dicevo prima che non si può servire a due padroni, e non lasciare le macchie nel cuore. Sapete che ai tempi di Gesù viaggiavano senza le scarpe che abbiamo adesso, stivali, stivaletti, avevano i sandali e della polvere si attaccava ai loro piedi, e c'era il lavaggio, vi ricordate, il lavaggio dei piedi, prima che si mettevano a cenare o a mangiare si lavavano i piedi, si lavavano le mani, i piedi. Perché? E io non credo che voi toccate
delle cose sudice, sporche, grasso, e poi andate col grasso, prendete il pane e mangiate grasso e pane, vi contaminate. Voi dobbiamo stare attenti a quello che mettiamo nello stomaco, e fa molto male quello che va nello spirito, che ti contagia, ti contamina. Certo, c'è speranza, vi cito altri punti della parola di Dio. C'è un punto che è nei Salmi, però prima che vi leggo questo punto nei Salmi, vi leggo in Primo Giovanni 3:3. Primo Giovanni 3:3. E chiunque ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro. E chiunque ha questa speranza, non ti senti pulito dentro? È bene che vai ai piedi della croce, è bene che ti penti e gli chiedi perdono al Signore, piangi ai suoi piedi: Signore, ho peccato, come diceva Davide nel Salmo 51. Vi ricordate cosa diceva Davide nel Salmo 51? Lavami da tutte le mie iniquità, 51:1, e purificami. Purificami da ogni peccato. È tutta una preghiera di pianto e di pentimento. Ma il verso 2 del Salmo 51, Davide specifica così: lavami, lavami da tutte le mie iniquità, non una, da tutte, purificami dal mio peccato. Davide si sentiva sporco perché aveva mandato in prima linea il marito di Bathsheba e aveva peccato di adulterio, approfittando di lei. E Davide si sentiva sporco quando Natan gli disse: tu sei degno di morte. Ecco perché dice: purificami dal mio peccato. È inutile coprire, fratelli, non sepa nulla, non voglio che si sappia, ma lo sa il Signore, e non c'è niente di nascosto che non viene alla luce. È meglio che lo confessi davanti a Dio e chiedi aiuto ai fratelli che pregano per te, che fortifica la tua vita. Non si copre il peccato, se no è quello che dicevo all'inizio, perché noi iniziamo a predicare proprio con gli esempi della spazzatura coperta che contaminano, e il peccato è peggio della spazzatura, perché la paga del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Il Salmo 65 verso 3, Salmo 65 verso 3 dice: mi opprime il peso delle mie colpe, ma tu perdonerai i miei peccati. Sentite, ve lo leggo perché c'è un rimedio quando uno va ai piedi del Signore. Mi opprime, Salmo 65 3, mi opprime, mi sento un peso, mi opprime il peso delle mie colpe, ma tu perdonerai i miei peccati. Che bella speranza. Dio non ci condanna a morte, come ci sono in certi paesi, condanna a morte, niente rimedio. Se c'è rimossa nel tuo cuore di aver offeso il nome del Signore con le tue azioni, con il tuo comportamento, e ti senti come dice questa scrittura: mi opprime il peso, sento un peso, una macina dentro di me, delle mie colpe, ma tu perdonerai i miei peccati. Tu perdonerai i miei peccati. Giovanni diceva: figlioletti miei, io vi scrivo affinché voi non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato
che intercede per noi. Gesù Cristo il giusto, e lui intercede senza profittare del suo amore. Quando Gesù ha liberato, cioè ha perdonato la prostituta che era stata pescata in adulterio, i scribi e i farisei l'hanno acchiappata, i spioni l'hanno acchiappata, l'hanno portata davanti a Gesù e hanno detto: la legge dice che deve essere condannata a morte con le pietre, tu che cosa dici? Per metterla alla prova volevano far cadere Gesù. E Gesù scriveva, perché forse scriveva i peccati di questi peccatori che non si rendevano conto che loro ne avevano fatto e combinato di più della prostituta. E lui scriveva, dicono dei commentatori, probabilmente scriveva i peccati di questi cosiddetti santi, ma erano diavoletti. E a un certo punto Gesù risponde e dice: chi di voi è senza peccato scagli prima la pietra. E tutti questi se ne sono scappati. Non, almeno in quel momento hanno avuto un po' di rimorso, no? E pur lasciando Gesù e la donna, e Gesù dice: donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannato, neppure io ti condanno, ma vai e non peccare più. Che male non ti accade? Smettila di fare la prostituta, vendi il tuo corpo. Da ora in poi io ti perdono, ma tagli con il mondo, tagli con le cose che ti hanno portato a peccare contro Dio e contro il tuo corpo. Il nostro corpo che cos'è? Il tempio di Dio. È il tempio dello Spirito Santo. Mantienilo bene, perché è quello che si presenta prima davanti agli altri. Non trascurare, non voglio dire neanche che devi spendere il tuo mensile a manicure, a pedicure, a parrucchieri, non voglio dire questo, non diventare schiavo, sii modesto, ti metti in ordine, ti metti vestiti da cristiano, non vestiti che si vede la carne di corso conforme. La macelleria, le macellerie, ma le macellerie vanno sui marciapiedi che viaggiano e li vanno a provocare. Il cristiano non deve provocare con il suo corpo. Quando ti metti un vestito scollato, ricordati che il tuo corpo è il tempio dello Spirito Santo e stai offendendo il corpo di Dio e Adamo. Lo vuoi mettere in mostra? Vai vestito da cristiano. Quando scegli, apri l'armadio: signore, qual è il vestito che devo mettere oggi? Lo devi dire. Ma se metto questo vestito che si vede tutta la carne, onore il tuo nome. Se metto pantaloni che si vedono tutte le forme dietro, onore il tuo nome. Questo mi santifica o mi contamina? Lasciamo stare come vanno vestiti in mondo, che gli uomini vanno vestiti da donne, le donne vanno vestiti, tante volte fai fatica pure a riconoscere se sono maschi o femmina, perché c'è una confusione, c'è una Babilonia di Satana. Per loro è normale, ma i cristiani devono essere vestiti da cristiani. Non ci interessa lo spirito del mondo. Chi ama il mondo, l'amore di Dio non è in lui. Ti vuoi vestire in mondano come fanno i mondani? L'amore di Dio non può stare in te. Ma no, pastore, ma io sono quello di dentro, non è lo spirito, il corpo non c'entra. C'entra pure il corpo, il corpo. Seguite? Sì, sì. E vi volete bene sempre, con la verità. Certamente. Non ma il pastore adesso ce l'ha pure con i, quelli che vanno vestiti, che fa caldo. No, perché fa caldo, devi demonarti. Fa caldo pure per me. Io potrei tirarmi e che cosa ne direste se io vengo a petto nudo? Onore il Signore? Mi prendi, avete visto un predicatore? Ci sono, ma quelli non sono predicatori, quelli sono, sono venditori di fumo. I veri predicatori predicano e sono modesti dentro e fuori. Signora, c'ho ancora qualche cosina da dire.
Malachia 3:3. Egli si metterà seduto, sentite Malachia 3:3, egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento e purificherà i figli di Levi e li raffinerà come si fa per loro, e l'argento messa e offriranno al Signore offerte giuste. Lui si metterà, il Signore si metterà seduto e purificherà i figli di Levi. Sapete chi erano i Leviti? Che cosa facevano i Leviti? Hanno pulito il cellulare del cuore. Chi erano i Leviti? Erano gli adoratori di Dio, al sacerdozio, al ministero dell'adorazione. Però col tempo pure loro si erano contaminati. E allora cosa farà il Signore? Lo leggiamo, sentite, con calma. Cosa fa il Signore? Egli si metterà seduto come chi raffina l'oro e l'argento e purificherà i figli di lei e li affinerà come si fa nel loro e l'argento messo, e dopo offriranno al Signore le offerte giuste. Prima devi essere pulito, purificato, lavato via la contaminazione di spirito e di carne, e dopo puoi adorare e dopo puoi servire. Io non ce l'ho con i pastori, ma con certi pastori sì, ce l'ho, perché loro sono un cattivo esempio alle pecore. Non sono un esempio. Loro vivono nel peccato e perciò non denunciano neanche in mezzo alla chiesa che è peccato fare certe cose, anzi si giustificano dietro. Fuggite da ogni contaminazione di carne, di spirito, dice la parola. Fuggite e fuggite da questi falsi pastori che il peccato lo chiamano miele. No, il peccato è un serpente che ti morde e ti fa morire e ti porta all'inferno. E non credo che se voi un serpente velenoso voi lo mettete dentro la giacca, perché vi procura morte con i morsi. E Satana è il serpente antico pieno di veleno. Non accarezzare il peccato. La speranza in Ezechiele 37:25 dice, ancora un altro punto, dice così, Ezechiele 36:25, vi aspargerò, cioè d'acqua pura, sarete puri, e non vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Ezechiele 36:25. Vi aspargerò, è come dire vi butterò l'acqua pura e sarete puri, io vi purificherò di tutte le vostre impurità, di tutti i vostri idoli, perché anche l'idolatria è il peccato. L'idolatria non è solo gli idoli fatti di gesso, di legno, di ferro, anche delle persone, anche il lavoro, il marito, la moglie possono essere un ostacolo, idolatria che ti contamina. Io non voglio dire che non dobbiamo allontanarli, ma dobbiamo pregare che il Signore purifica e spezza e protegge la nostra vita, perché è facile essere influenzati da gente che vive schiava di Satana, e sono i demoni a volte che usano queste persone per demolire la nostra fede. Stiamo attenti, fratelli e sorelle. Se mi seguite, vado veloci, 3 minuti finito. Ci ho caldo pure io, state tranquilli. Efesini 5:26 dice che il Signore è venuto per santificarla, la sua Chiesa,
Efesini 5:26 è venuta per santificarla, dopo averla purificata, lavandolo con acqua nella parola e ovviamente col sangue di Gesù. Col sangue di Gesù. Beh, mi sembra che ve l'ho citato prima, ma adesso se qualcuno lo vuole scrivere, 1 Giovanni 1:7, ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù Cristo, suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. 1 Giovanni 1:7, questo punto. Se camminiamo nella luce, come è nella luce, abbiamo comunione. Se non cammini nella luce di Gesù Cristo, non hai comunione. Il peccato ti toglie la pace, ti toglie la gioia, come diceva Davide. Dammi la gioia, perché l'aveva persa. Non aveva più comunione, perché aveva peccato. Il peccato è un muro di separazione. Sono due punti e poi ho finito. Mi sembra che ve l'ho citato, o l'ho citato ai giovani del coro, in Isaia 6:7. Isaia 6:7, Isaia era ed è il più grande profeta, in quanto è stato quello che ha profetizzato le cose dettagliate riguardo alla venuta. E sentite quando lui si trova davanti al trono di Dio, Isaia che cosa dice? Io vi leggo solo il verso 7. Mi toccò la bocca con esso e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Isaia, quando si trova davanti al trono di Dio, vi ricordate che vede gli angeli di Dio che hanno 6 ali, con 2 si coprono i piedi, con 2 la faccia e con 2 volano e dicono: santo, santo è il tuo nome in eterno, tu sei degno di ricevere la lode e la gloria del Signore. E quando si vede questo panorama della potenza di Dio, del trono di Dio, lui dice: povero me, uomo. Sentite, tanti pastori dovrebbero pregare come ha pregato Isaia, il grande profeta Isaia. Oh, povero me, uomo, abito in un popolo di labbra impure. Mi sento indegno pure io, anche se Dio mi ha usato per profetizzare cose grandi davanti al trono. Mi sento indegno, uomo dalle labbra impure. E il Signore lo incoraggia proprio perché si è umiliato. Ha detto un angelo: vai a prendere un carbone sull'altare e toccagli la bocca e digli: il tuo peccato è stato tolto, perché ti sei umiliato. Quando ti umili c'è l'intervento di Dio, la purificazione del sangue di Gesù. E il tuo pianto deve essere un pianto sincero, vero, il tuo pentimento è vero, non falso. Ecco perché il Signore ha detto: riabilitiamo questo grande servo, ma che si sente un uomo indegno, che abita in un popolo impuro e ha le labbra impure. Purifichiamolo, perché continua a profetizzare ancora la mia potenza. E fu toccato, il tuo peccato, Isaia, è stato pulito. Coraggio, Isaia, continua. Se sei venuto bene, tu sei stato umile e l'hai ammesso. Ditelo a certi pastori, questi si sentono palloni gonfiati perché hanno qualche pecore in più. Loro pensano di essere i padri e padroni. E io ho detto a questi pastori: se mantenete l'umiltà, Dio vi mantiene pure il popolo e la benedizione. Quando vivete nell'orgoglio, Dio vi toglie il popolo e vi toglie l'unzione. Ma io vi dico la parola, non mi interessa. Quando io incontro certi pastori, mi dicono la prima cosa che mi dicono: sapete cos'è? Quanti pecore hai nella chiesa? Mi fanno ridere questi pastori, come se la spiritualità di un pastore
è dovuta a quanta c'è. Se io gli dico meno, allora c'è un'unzione. Se gli dico 50, questo è il pastorino. Hanno sbagliato tutto, hanno un'ottica sbagliata, una visione sbagliata. Io posso dire che c'ho discepoli in tutto il mondo, perché predico la parola, qui siamo pochi, ma i discepoli che sono nati nelle chiese sono tanti. Ci rida sopra, no? Se gli dico mi viene a trovare, no, adesso io sono impegnato, non vedi quante pecore, invece non hanno niente, giocano al computer dalla mattina alla sera. Sono pastori che hanno 300 pecore e loro non si preparano e non chiedono unzione a Dio. Stanno lì a giocare, io mi seguo, poi vedo. E dico, Signore, pensaci tu, pensaci. Adesso vado a finire. Poi quando fa fresco sono più lungo. Altri punti di vista. Primo Corinzi 6:11, ultimo punto. Allora, dice così, e tali, dice Paolo, 1 Corinzi 6:11, e tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Ci sarebbe molto da dire, ma penso che la panoramica biblica che vi ho fatto oggi, di che cosa abbiamo predicato? La contaminazione, contaminazione e purificazione. Contaminazione, purificazione. Il Signore dice, dove c'è contaminazione, io sono pronto a purificarti, c'è il pentimento. Avete capito? Dobbiamo permettere che Dio rileva tutte quelle montagne di spazzatura di peccato che sono qui e che portano malattie spirituali, malessere spirituali. Vogliamo andarci in piedi e vogliamo pregare.